14 giovani partenopei inizieranno presto, già dalle prossime settimane, ad imparare i segreti del buon caffè napoletano. Sono stati selezionati tramite un avviso pubblico indetto dal comune ed avranno la possibilità di acquisire le competenze necessarie per lavorare in un bar. L'opportunità è offerta dall'Associazione Espresso Napoletano, che con l'assessorato ai giovani, diretto da Alessandra Clemente, ha organizzato un corso di barista totalmente gratuito. Hanno partecipato a questo bando circa 130 ragazzi, abbiamo fatto delle selezioni portandoli addirittura a Palazzo San Giacomo e dopodiché abbiamo scelto questi 14 ragazzi che oggi presentiamo ad uno e che parteciperanno a questo corso di barista specializzato in caffè espresso napoletano. La prima uscita simpatica che faranno questi ragazzi sarà proprio venerdì prossimo, perché verrà la televisione nazionale giapponese a riprendere proprio come si fa il caffè espresso napoletano e quindi come si fanno questi corsi. Presentato questa mattina al caffè Gambrinus, il progetto vuole offrire ai giovani apprendisti una concreta occasione di inserimento nel mondo del lavoro in Italia o all'estero, grazie alla collaborazione tra l'Associazione Espresso Napoletano ed una società londinese di lavoro interinale. Noi abbiamo deciso che le politiche nei confronti dei giovani napoletani non debbano essere di assistenza ma di investimento strategico. Una formazione a costo zero per l'ente, ma che è un grande investimento da parte di operatori qualificati del settore. Questa è soltanto la prima di quelle di tante altre iniziative che abbiamo intenzione di dare vita. Un ringraziamento soprattutto ai partner e ai ragazzi.